Carlo Gilè, quest'anno non c'è l'albero di Natale, c'è però un'iniziativa che è, con cui insomma i ragazzi usano le mani, usano la testa, usano la creatività. Forse anche questo insomma è uno strumento utilissimo per sottolineare anche un periodo difficile, se vogliamo, come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Certo, il periodo è stato molto complicato, però abbiamo trovato questa soluzione, nel senso che ci siamo sganciati dal materiale, da utilizzare dei materiali. Abbiamo ben pensato, grazie alla dottoressa Geraci e a Città Educativa, di realizzare questo albero disegnato in questo quartiere, diciamo, più trascurato rispetto ad altri, e coinvolgendo le scuole abbiamo permesso ai ragazzi di appropriarsene, perché comunque il lavoro collettivo, come si può vedere dalle immagini, è un lavoro che ti lascia la possibilità di firmare la paternità di ciò che si fa. È un tema decorativo dove i bambini di scuola media e i ragazzi del liceo artistico Gaggini di Siracusa si sentono più coinvolti nella realizzazione, anche nella semplicità di giustapporre dei colori primari, come vedete, alternandoli come si fa nei mandala. Quindi questo era anche per semplificare un po' l'operazione, ma renderla anche da un punto di vista decorativo molto bella, interessante e colorata. Insomma. Alla fine quindi di questa giornata qui cosa vedremo? Alla fine della giornata qui saranno diciamo legati questi cerchi a formare un grande albero di Natale con una forma d'arte, chiamiamola effimera, nel senso che è qui, è come un'installazione, è come una performance che subito dopo la prima pioggia andrà via, no? Avrete guardato le previsioni del tempo, sì. Però sì, 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 anche perché oggi la bellissima giornata ci permette proprio di vedere appieno l'intensità dei colori, l'alternanza di questi colori che danno gioia in un momento, chiaramente, come tutti sappiamo, che stiamo vivendo abbastanza problematico. Con l'emergenza Covid c'è ancora più bisogno di fare comunità. E stiamo già privando i ragazzi eccessivamente di quello che è la socialità, il lavoro di gruppo in classe, quindi trovare dei mezzi alternativi come questo, quello di lavorare all'aria aperta tutti insieme, ognuno dà un segno, un piccolo contributo con il proprio gessetto per costruire insieme una cosa, restituisce un attimino quel bisogno di socialità che abbiamo bisogno di dare alle nuove generazioni, ai nostri figli, ai nostri alunni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un po' di street art e di land art. Street art perché abbiamo seguito i lavori di Carlo Alberto Giardina e quindi creare e disegnare in uno spazio aperto ci dà l'idea di pensare in grande, di non recludere i disegni nel foglietto, quindi pensare in grande è una cosa importante. Quest'anno abbiamo pensato al gesso, è un'opera che poi sarà spazzata via, ma resteranno le immagini che poi condivideremo con voi del regista Nanni Musico, che le collegherà, e con le immagini del drone che riprenderanno il lavoro. Hanno lavorato tutti i bambini, ogni volta è un punto interrogativo, non sappiamo se va bene, se il gesso basta, ma è andata benissimo, siamo contenti. Ma la cosa che voglio puntualizzare è che Siracusa Città Educativa quest'anno questo disegno realizzato con tutti i bambini verrà dedicato a Salvatore Antoci, che è un nostro amico, è stato presidente dell'Auser, è amico di Città Educativa e ha seguito sempre tutti i nostri progetti con tanto interesse. Perché un disegno? Perché lui era un fumettista e un disegnatore bravissimo. Quindi noi quest'anno quest'opera la vogliamo dedicare a lui,